Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Harry Potter e la pietra filosofale, dove ci eravamo lasciati sulla via verso la casa di Hagrid. E qua c'è un albero incredibilmente grosso che si dovrà abbattere. Che poi, ripeto, ma ogni volta devo fare sto casino. Ah, cosa cazzo? Ok, queste non me la facciamo. Ah, sono tornati quegli strani animali di cui io non ricordo il nome perché continuo a chiamarli Pixie, a quanto pare in modo sbagliato. Ora una rana mi farebbe comodo. La sento gracidare da qualche parte. Eccola. Ok, qua mi sembra che ora dovremmo stare attenti a non cadere. Boh, andiamo per di qua perché una strada vale l'altra. No, ma Hagrid, prossima volta un po' più lontana da casa, eh. Qua ci deve essere qualcosa. L'incendio si intendo. Secondo quale logica questo potrebbe far girare un tronco? Ahia! Oh, c'è anche una via segreta per di qua. Segreta che ce la indica qualcosa però. Ah, una caverna. Cosa ci sarà mai in codesta caverna? Tra l'altro, mi ricordo che nel secondo gioco ad un certo punto iniziavi, man mano che sbloccavi le carte, sbloccavi anche le vite. Cioè prendevi tipo due saette. C'è dell'acqua. Dove cazzo sto finendo, ragazzi? Questo passo finisco nella camera dei segreti direttamente. Qua sicuramente c'è una carta. Yes. Riuscita. Un tizio con un boccino in mano. Ah, Harry, stai volando nel vuoto. Non dovresti farlo. Ok, siamo tornati. Dai, ne valsa la pena, dai. Tra l'altro non mi fa neanche. Guarda, non mi. Dicevo, chissà se mi posso buttare, no, c'è un muro invisibile. Ma io volevo farmi un bagno, che a Hogwarts l'acqua è sempre fredda. Ok, ora possiamo proseguire. Oh, siamo arrivati, credo. Harry, qua giù. Cioè, è di maiali enormi. Voglio mostrarti qualcosa nella mia capanna. Hagrid. No, Harry. No, Harry, non lo seguire, non lo seguire un uomo grosso e peloso in una capanna tutto da solo quando dice voglio mostrarti una cosa. È piccola, ma pur sempre più accogliente del ripostiglio del sottoscala, Sei uno eh? stronzo, Hagrid, eh? Cioè, tu stai scherzando Adesso sulla mia posso povera farti vedere di condizione. cosa volevo parlarti. È un uovo Hermione, no? di drago, Harry. Ma deve rimanere un segreto fra me e te. Ricordatelo. L'uovo si trova in una fase molto delicata. Non posso abbandonarlo qui. Ma mi servono dei semi di fuoco per fornirgli il Oh, calore semi di necessario a fuoco. farlo schiudere. Non è vero. Harry, riusciresti a portarmi qualche seme di fuoco? Li ho coltivati nelle caverne, all'interno del mio giardino. Ho bisogno che mi raccogli il maggior numero possibile di Ma semi in di sta posto fuoco. nessuno può fare il Sii cazzo suo, ci cioè devo prudente. fare tutto io per I semi tutti. sputano fuoco e sono incandescenti. Prima di raccoglierli, lascia che si raffreddino. Adesso vai. Ma neanche un buona fortuna, grazie, no, segno, da, levati dalle palle che adesso devo stare qui a guardare sto uovo di merda mentre tu vai a fare tutto il lavoro. Voglio vedere un attimo qua. Salve maiali incredibilmente grossi. Sono maiali, sì. E qua c'è. Cos'è? Una capra. God Simulator 2. Così a caso. Vabbè. Andiamo per di qui. Ma che sta di. È già crepuscolo e poi mi mandano di notte a fare sti lavori. Oh, che carino sto posto. È davvero bello. Vabbè, l'acqua non è il massimo, però è davvero bello. Salve, c'è qualcuno? No, siamo dietro la cascata, fico! Ah! Dove cazzo siamo finiti, raga? Qua ci sono degli ingranaggi. Intendo. Carina! Ok, parte qui. Piccone! Ma è diventato Minecraft. Questo è un po'. Ehi, va che occhio, raga, va che occhio! Ma voi l'avessi mai trovata sta roba? Ne dubito. Troppo avanti. Mi piace la muschietta, davvero, mi piace troppo la musica di sto posto. Cosa. Che cazzo che. Cosa sta facendo questo personaggio incredibile? Harry, datti una calmata. Sono un sacco di punti di salvataggio qui, si vede perché avranno detto, ma i bimbini qui probabilmente non ce la faranno, moriranno in 3x2.
no, Indiana Jones diventa. Su Nintendo. Cosa cazzarola è sto coso? Una radice. Quella di deve essere una pianta di semi di fuoco. Hagrid mi ha detto di stare lontano dai semi incandescenti. Sì, Harry, ma tranquillo. Parlare da soli è completamente normale, non ti preoccupare. Su Nintendo. Guardi, perché sembra che li stia spezzando? Porca troia, non riesco. Perché sei così lento? Della serie non c'è un. Oh no, non sarei mai riuscito a vedere questo posto qui, è così ben nascosto. Oh wow. Ma poi cambia qualcosa che ne prenda di più o di meno, perché secondo me. Ci darò un cazzo. Ma dai, ma non ci sono camminato sopra, che cazzo! Ma oh, sì, la parte bella del gioco, butta giù i massi. Ta-ta-ta-ta. Cosa cazzo in nome di Dio è quello? Che cazzo? No, aspetta, c'è qualcosa di. L'avevo scambiato. Giuro su Dio che l'ho scambiato per una pignatta all'inizio. Come ti fermo? Devo spargli nel culo. Oh mio Dio, sì. Questo gioco è molto, molto educativo. Posto. Ah, aspetta! Minchia, mi stavo per buttare, credo di aver capito. Allora, aspetta, devo stordirti. Mostrami il tuo bel sederino. Ma porca la. Ok. E forse ora posso sbalzarla? Si, ok, devo buttarla giù. È sempre crudele come cosa, però. Ciao! Insegna gli angeli a sparare fuoco dal deretano. Salta. Fai schifo, Harry, fai schifo. Sempre saltare le lezioni di educazione fisica per lì, per guardare i libri di incantesimi. La roba. Nintendo. Cade. Perché queste lumache che si divertono a non fare niente nella vita se non andare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. C'è un altro. Terretanale. Vai via. Wait. Oh, io odio quando succede così, non so dove andare. Andiamo per di qua, giusto perché c'era la tartaruga. Quindi mi sembrava più protetta, quindi forse. Magari proteggeva qualcosa. Ma perché ho voluto fare sta cazzata che devi aspettare che si raffreddino? Sono cose stupide! Rallentano soltanto il gameplay. Per di qui. Facciamo le grandi acrobazie? Porca miseria, sono stato troppo avanti. Questa caverna è veramente molto grande. Voglio tornare a casa, voglio andare a mangiare il budino, dormire, giocare a scacchi con Ron. Oh, forse abbiamo finito. Ah, sì, ecco, siamo usciti dalla porta che ho visto prima. Agridu. Hai raccolto tutti i semi di fuoco di cui avevo bisogno. Tutti quanti, va, che bravo. Eccoti una figurina streghe e maghe. Oh, grazie. Presa direttamente dalla mia collezione privata. Minchia, dalla collezione privata di Harry. Puliciti le scale. C'è un tizio cattivo, secondo me sarà da Serpeverde, perché sembra malvagio ed è vestito di verde. Quindi sì, è lui per forza. Dai, Hagrid, come on, party hard. Yeah, sono già talmente in botte che corro contro gli scalini. Buttali dentro il fuoco, Harry. Maro, grande mago. Oh mio Dio, con quali animazioni però, Hagrid. Non è adorabile. Oh. Lo chiamerò Norberto. È un dorso rugoso di Norberto. Oh, vieni qui, piccolino. Ma quanto è grande? Non era così grande. Tieni, prendi questo flauto. Può aiutarti a far addormentare alcuni. Flauti che volano. E poi perché mi dà il flauto? Adesso ti conviene. Ah sì, in effetti aveva dato un flauto, ora che ci penso. Sarà una grande partita. Serpeverde ha una squadra molto forte. Ma sono sicuro che sarà. Oh, dobbiamo giocare contro il Serpeverde. È meglio che dia a Norberto il suo primo seme. A parte che Norberto sembra ritardato. Ma sta lì fermo, imbambolato. Ah, direttamente così. Si gioca a 15. Sono in divisa. Ma no, raga, adesso vedete le fighe come arrivano e mi piovono addosso. Qui è il vostro commentatore Lee Jordan. Lee Jordan, casomai. Harry, hai dimenticato qualcosa, tipo la scopa. Attivare il boccino. Chi riesce a prendere il boccino vince la partita. Ma se non lo prendo e fallisco, cosa succede? Si apre un loop temporale nella storia perché ho cambiato il futuro. Oh yeah, si gioca a 15. Ah, devo comunque. Inizia la partita di 15. Perché non mi fa muovere? Ma quello okay. Non era il boccino.
porca la miseria, non riesco. Guardate come vola, Potter! Stai ma... inseguendo il boccino! Jordan, mi metti in agitazione, stai. Continua così! Sparide! Ah, aspettate, non sto capendo niente. È più difficile. Il pubblico è tutto in piedi! Coraggio, Harry Potter! Meno male che non devo fare favoritismi, l'ho già perso. Devo cambiare i tasti. Perché ho messo i tasti in una maniera stupida e veramente molto sporca. Devo cambiare i tasti, aspettate. Oh, ora è molto meglio. Si sta avvicinando. Dai, ce l'ho quasi. Ma dai, ce l'avevo praticamente in pugno. Non ho visto nessuno volare così. Jordan, se dici ancora una parola, giuro che ti mando in campo. Oh, ce l'ho fatta. Non volare, Harry. Cosa cazzo sta... Ah, ok, devo fare robe strane. Jordan, ti mando in un campo di calcio di concentramento, lo giuro. Ad Azkaban ti rifiuto io. Ma perché è difficile capire la profondità in questo gioco. Dato che c'è una grafica di merda. Potter è un soffio dal boccino. Oh, ce l'ho fatta. Sì, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Guarda il boccino che non riesce a stare nella mia mano perché è buggato. Harry, guarda dove vai, andrei a scontrarti. Ok, grazie Jordan. Questa partita che è durata 3 minuti è stata molto molto interessante ed entusiasmante. Ora posso andare a cambiarmi le mutande? Oh, ciao Elione. Per aver vinto la partita di Quidditch contro Serpe Verde. Sei stato fantastico. Sì, dai, calati le mutande. C'è qualcosa che mi turba, Harry. Io e Ron abbiamo sentito degli strani rumori fuori dal corridoio proibito. Vieni al terzo piano e dai un'occhiata. Hermione, cara, si chiama corridoio proibito per un motivo, Cioè, non è che è caso. Io vorrei salvare. Ho appena letto sulla Gazzetta del Profeta che la Gringot, la banca dei maghi, è stata rapinata. Mi chiedo chi sia il colpevole. Tuo zio che è un criminale. Ma vai via, vai via. Non mi devi... Sono Harry Potter, non mi devi importunare. Allora. Dove si salva in questo posto, porca me? Perché non c'è un libro che vola? Dove sono i libri che volano quando ti servono? Non so neanche dove sia il terzo piano. Cioè, immagino sia il terzo piano, però comunque, dovete capire. Cosa sta succedendo? Frate George, che cazzo sta facendo? No, raga, non ho tempo per le vostre minchiate. Vabbè, però questi qua, Mission Impossible, la devono smettere. Hai raccolto 25 gelatini? Sì, ne ho 150, porca troia. Grazie, Harry. Ne avevamo proprio bisogno. Ci servono per fare un piccolo scherzo a Serpe Verde. Mettergli nelle mutande così che quando si svegliano c'è. Streghe e maghi famosi. Te la sei meritata. Coraggio, George. Il lavoro ci aspetta. Andate a studiare, deficienti, cretini, idioti. Vabbè, però mi hanno dato una figurina, quindi sono contento, sì. Harry Potter è contento. Però vorrebbe salvare la sua vita. Oh, c'è un libro. Possiamo salvare. Pix mi terrorizza. Anche a me, ti capisco. Basta, diventiamo migliori amici. Hai incontrato Nick quasi senza testa. È piuttosto amichevole per essere un fantasma. Tua madre è una baldracca. Come osi toccare Nick quasi senza testa? È la persona più simpatica che esista al mondo. Cioè, che esisteva. Ma ci siamo capiti. Vabbè, salviamo. E non ci avviciniamo a quella persona perché mi fa paura come si tocca il braccio. Secondo me c'ha tipo qualche malattia con... Ah, vado via, vado via. E vabbè, credo che per oggi possa bastare qui. Quindi sì, non ho idea di cosa dobbiamo fare. Ah sì, questo che ha parlato del corridoio, quindi penso che andremo a incontrare Fuffy. Yes. Questo bambino è molto confuso e guarda. Oggi ho trovato un'area segreta dietro a una libreria. Interessante, fammelo aggiungere alla lista delle cose che non me ne frega un cazzo. Ho sentito dire che qui intorno c'è una stanza segreta. Lasciami in pace, ti prego. Lasciami guardare. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.